Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci troviamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese perché oggi dobbiamo parlare di Tancred, di Maria e del nuovo banner presente per il raid che andrà a concludere il mese di agosto. Mese di agosto che si è concluso con le free pull per quanto riguarda ovviamente la versione giapponese. E oggi in primis avremo il banner, diciamo, finale, dove appunto sia Tancred che riceve la LD e riceve il suo livello 90 sarà disponibile, e Maria che ovviamente ritorna con la sua LD reprint ma prende rework e livello 90 anch'essa. Tancred ha preso rework ovviamente dopo non essere stato toccato per un sacco di tempo, ma al tempo stesso con l'LD diciamo che diventa ancora più aggressivo. Non mi hanno fatto impazzire i trailer, se devo essere sincero. Ho visto comunque quello che riescono a combinare sia Maria che Tancred, ma personalmente parlando non mi hanno entusiasmato più di tanto. Però abbiamo dei ticket che comunque andrò a spendere su questo banner, dato che mi manca anche la LD di Maria, quindi diciamo che è un'occasione per me per prendere, diciamo, due piccioni con una fava, come si suol dire. Ovviamente l'incognita laguna di un'altra BT già mi terrorizza, perché veramente sarebbe una cosa mai successa probabilmente nella storia forse di Opera Omnia, che praticamente la BT sinergica del banner mi esca praticamente da ogni banner presente. Cioè, sarebbe una cosa un po' assurda. Altra cosa, è cambiato il banner anche quello All Stars. Abbiamo l'ultimo banner All Stars che durerà appunto fino al 1° settembre, dove qui l'unica LD che effettivamente mi manca è quella di Lyle. L'LD di Lyle, per chi lo sa, per me è stato un incubo terribile e quindi spero vivamente di poterla ottenere magari qua. I gemellini purtroppo non si sono voluti far vedere. Vediamo se Lyle, a differenza dei gemellini, farà la sua comparsa. Ora, Orba Azzurra già è un bruttissimo presentimento, anche se in realtà da Orba Azzurra qualche volta sono stato abbastanza fortunato, ma diciamo che l'Orba Azzurra di base non è mai un buon auspicio, o comunque non è mai positiva al 100%. Vedremo. E infatti, va bene, 35 così easy di Sabin, ma non me ne frega nulla. Free ticket che in realtà potrei buttare anche su Shadow, se c'è ancora. Intanto devo tirare i ticket su Tancred e Maria, quindi niente, il free ticket completamente a vuoto. E allora, niente, nuovo banner. Vi faccio vedere le armi. Ecco qua, Maria LD che mi manca, perché quando uscì con Kadage ovviamente l'ho skippata non avendone utilizzo. E poi Tancred con la nuova LD, che gli consente di ottenere un nuovo buff che va a stack e poi sbloccare successivamente un nuovo attacco HP, che comunque gli permette di essere abbastanza forte. Prende tanti potenziamenti di Brave Damage Up in realtà Tancred, però ecco, Orba Azzurra anche qui. Peccato, il miracolo dalla free pull mi sa che me lo sogno stasera. O meglio, stamattina. Tutto argento, mi sa anche questo monoro. Bene, monoro con una 15 di Tancred molto 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 brutta da vedere. E questi sono i ticket che ci ritroviamo oggi. Quindi 80 ticket che sicuramente li posso buttare, dato che mi mancano fondamentalmente tutte e due l'LD, quindi diciamo che andiamo a spendere 40 ticket per una e 40 ticket per l'altra fondamentalmente. E al tempo stesso ne posso approfittare, perché voi sapete che quando tiro i ticket, o quando faccio comunque un video in generale dove tiro i ticket,
mi piace tantissimo parlarvi e comunicarvi sia quelle che sono le novità del canale in generale e quelle che sono le novità del gioco anche in generale. Per quanto riguarda il gioco, non abbiamo chissà quali grosse novità, in quanto sia Run probabilmente è stato ormai confermato, diciamo così, dagli ultimi dati che sono arrivati all'interno del gioco per il 10 di agosto. Ci sono altre LD che probabilmente si vedranno durante il mese di settembre, che a quanto pare sulla carta sono Freya, Leo e poi c'è un Simur molto molto sospetto. C'è un Simur che praticamente a quanto pare potrebbe ricevere o l'arma LD e la modifica successivamente dei suoi attacchi brevi HP, quindi avere un LD che consente a Simur di poter avere un doppio attacco breve HP modificato grazie all'effetto dell'LD, anche se c'è chi dice che possibilmente Simur possa effettivamente prendere la BT. Ora, il fatto che Simur possa prendere la BT secondo me è un po' esagerato, è decisamente esagerato come concetto, anche perché lui fondamentalmente non rientrerebbe in quelle che sono le scale di criterio per l'assegnazione della BT. Quindi io penso che molto, ma molto probabilmente, i suoi dati, che sono stati, diciamo, visti in generale per quanto riguarda appunto l'assegnazione delle armi, possa tranquillamente trattarsi di un LD che magari con un buff particolare gli possa cambiare sia l'attacco breveri che l'attacco HP. Così come abbiamo visto, bello Penelo, complimenti. Così abbiamo visto con Irvine, ad esempio, dove appunto abbiamo cambiato l'attacco breveri e l'attacco HP grazie all'effetto della sua LD. Quindi potrebbe succedere benissimo la stessa identica cosa con Simur. Quindi questa, diciamo, che era la notizia fondamentalmente più attesa, così tra virgolette, per quanto riguardava appunto l'update del gioco, dato che ogni volta che comunque c'è una modifica o comunque ogni volta che vengono inseriti dei dati vengono subito analizzati per vedere quello che ci si potrà aspettare per il futuro. E infatti Siaran è praticamente certo, ormai tutti i dati sono completi per quanto riguarda Siaran, e Siaran sono dati che comunque vanno a portare a una BT, per cui siamo già pronti per giorno 10 agosto, quando sarà, scusatemi, 10 settembre, quando sarà appunto l'introduzione del nuovo capitolo, ad avere Siaran come nuova BT. Per quanto riguarda invece il resto, ovviamente tutto ciò che riguarda il canale, tutto ciò che fa parte dell'itinerario della mia programmazione, in questo momento, magari per chi non lo sapesse, su Twitch stiamo riportando Final Fantasy IX. Final Fantasy IX, tra l'altro, modificato e migliorato grazie alla Moguri Mod, quindi abbiamo la possibilità di rigiocarlo fondamentalmente tutto in HD, tutto bello, potente, con gli sfondi pre-renderizzati, belli, e soprattutto, cosa molto importante che a me sta piacendo tantissimo, le musiche orchestrate all'interno del gioco, quindi nella battaglia, nella world map, eccetera eccetera, ci sono tutte le musiche orchestrate della versione appunto orchestrata di Final Fantasy IX, quindi veramente tanta bella roba. È come se stessi giocando praticamente una versione remaster, chiamiamola così, di Final Fantasy IX. E tra l'altro la sto portando sul canale in modalità tra virgolette perfect, stiamo cercando di fare tutti i meccanismi, tutti i completismi più particolari all'interno del gioco, che ci consentono comunque di avere non solo un vantaggio dal punto di vista strategico, ma anche un vantaggio dal punto di vista appunto del gioco stesso, no? Quindi avere un equipaggiamento già buono a partire da subito, avere dei livelli che ti consentano di fare robe importanti, eccetera eccetera.
Per cui, se vi interessa, ovviamente, se vi piace anche il se vi piace anche giustamente Final Fantasy 9, vi invito a passare, perché stiamo appunto condividendo e stiamo appunto facendo una sorta di run così perfetta, chiamiamola così tra virgolette, e ci stiamo anche in un qualche modo rigodendo tutto il percorso di Final Fantasy 9, soprattutto le musiche, che sono un qualcosa di assurdo, veramente. Le versioni orchestrate delle musiche sono eccezionali, mentre ovviamente nei ticket non sta letteralmente uscendo un Kaiser, proprio letteralmente, cioè neanche una sfera dorata in 60 e passa ticket, è una vergogna praticamente per me. Cioè è una cosa incredibile che non sia uscito neanche una orb dorata, cioè guardate, è incredibile. E quindi niente, vi volevo rinnovare l'invito appunto a passare su Twitch la sera a partire dalle ore 9 per divertirsi e per poter stare in compagnia mentre si rivivono alcune emozioni, mettiamola così. Oh, finalmente un orb dorato dopo... Che sarà? Ovviamente la ex di Penelo, cioè proprio il personaggio che meno c'entrava all'interno tutto il banner per me. Però vabbè, ok. Veramente, veramente ridicola come cosa. Altra 15 di Penelo. Cioè, mi sono uscite solo armi di Penelo. Praticamente sto banner è mono Penelo. È mono Penelo, praticamente. Ora, gli ultimi 10 ticket li tiriamo tutti quanti insieme. Così... tagliamo la testa al toro. Quindi ultimi due ticks. Altra orb dorata. Dai, ti prego. LED. Una delle due? No, sempre Penelo. Perché? Assolutamente. Assolutamente perché? Perché deve uscire la LED? Se io ti posso dare la ex di Penelo. Cioè, mi sembra abbastanza... abbastanza ovvia questa cosa. Ecco, orba azzurra. E niente, proprio sti ticket stamattina sono andati molto 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 male. Il banner è completamente freddo. Che con questo caldo non è neanche una cosa negativa, però. Bello, ottimo. Ottimo, quindi ex di Tancred, 35 di Maria e altri 15 di Tancred. Va bene. E sapete cosa vi dico? Andiamo a 350. Tanto i ticket del raid comunque mi riporteranno più o meno ad altri 50 ticket. Quindi ritornerei a 400, per cui... facciamola sta spesa, anziché spenderli in live ve li spendo già adesso, così se fate sub o quello che è siamo a posto, tanto so che mi farete spendere lo stesso, quindi va benissimo così. Allora, 15 di Tancred, niente da fare, andiamo così, vediamo se riusciamo con altri 50 ticket a fare la magia, così giusto per buttarli, dato che sono stati orribili sti ticket, veramente... manco una orb dorata, tutti che veramente brutti da vedere, veramente brutti. Se non fosse per il fatto che ho parlato un quarto d'ora, probabilmente avrei anche non postato il video. Avrei letteralmente anche non postato il video, quindi. Cioè, anche dai ticket multipli esce sempre l'orba azzurra. Cioè, anche dei ticket, dai multi-ticket. Cioè, pazzesca sta cosa. Allucinante. Proprio quando il banner è chiuso, che proprio, vedi, cioè, tu proprio non hai modo di ottenere nulla praticamente dal banner. Cioè, il gioco te lo sta dicendo, non devi pullare. Cioè, proprio il gioco mi sta dicendo che io non devo pullare su sto banner. Però siccome io sono una testa abbastanza dura... purtroppo, quando mi metto nelle cose. Perché possibilmente, se tu ci pulli... cioè, se io ci pullo adesso, il banner è chiuso. Se
Se invece magari ci pullo di sera o magari ci pullo un altro giorno, cioè il banner probabilmente mi dà tutto con due ticket. Letteralmente, perché mi è successa una cosa del genere. Oh, orb dorata, vediamo se magari l'ultima scarrellata di ticket va bene. In realtà mi interesserebbe anche solo Tancred. Maria non è che mi faccia impazzire più di tanto, ma Tancred comunque può essere un buon fodder alla fine, anche per delle feod. Quindi mi potrebbe interessare. Ecco, ex di Maria. Niente. Va bene, niente. Non mi hanno voluto assolutamente dare niente di Tancred, nemmeno di Maria. Va bene. Va bene. Me lo ricorderò. Me lo ricorderò quando ti dovrò recensire e ti darò del cestino. Comunque, per il momento è tutto. Io vi aspetto stasera per poter fare insieme il raid, parlare dei personaggi, affrontare ovviamente la Lufenia e qualora sia possibile, magari pullare qualche altra risorsa per vedere se magari abbiamo la possibilità di poter ottenere l'una o l'altra. Anche se in realtà Maria, non mi interessa più di tanto, però Tancred quasi quasi un pensierino potrei farcelo. Detto questo, vi ringrazio per essere stati con me. Spero di potervi beccare con un prossimo appuntamento e detto ciò ci becchiamo alla prossima. Bye bye!